Ciao a tutti, la ricetta che vi propongo oggi è una richiesta di Angela, alla quale mando un bacione grandissimo. Ciao Angela! Mua! Vi andrò a preparare i panini napoletani. Sono dei panini farciti con affettati misti e con formaggio che potete scegliere secondo i vostri gusti personali. Nella ricetta tradizionale viene inserito anche l'uovo sodo che io metterò. Ma potete tranquillamente ometterlo se non lo gradite. Andiamo quindi di seguito a vedere tutti gli ingredienti che mi occorreranno per i panini napoletani. Sciolgo il lievito di birra in un po' di latte tiepido. Aggiungo un cucchiaino di zucchero. Prendo il contenitore della farina, ci metto il sale e mescolo. Formo una buchetta all'interno del contenitore, metto il lievito di birra sciolto nel latte, il latte, l'acqua e comincio a mescolare il tutto. Aggiungo anche lo strutto, che se volete potete andare a sostituire con olio extravergine di oliva. Impasto con le mani. Metto il composto sul piano di lavoro e lo lavoro energicamente in tutte le direzioni, fino ad assorbire tutta la farina. Formo un panetto. Lo metto in un contenitore, lo copro con un canovaccio pulito oppure con della pellicola trasparente e lo faccio riposare all'interno del forno spento con la luce accesa fino al raddoppiamento del volume. Dopo un paio d'ore l'impasto ha raddoppiato il proprio volume. Ed ecco i panini napoletani pronti per essere serviti. Sono davvero deliziosi, morbidissimi e gustosissimi. Spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta. Un bacione grande a Angela che me l'ha richiesta e un abbraccio a voi tutti. Ci vediamo prestissimo con un'altra video ricetta. Ciao!